Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Presso Borgo Taro, la truppe dal parco della di affidare la luogotenenza generale al principe di Colombo. La marina italiana, combattendo a fianco dei tedeschi, come un passo decisivo con una banda per la sollecita costituzione di un governo di libertà nazionale della coalizione di tutte le forze vive, nella sessione del 4 aprile della Commissione Provinciale di Effurazione, tutta la stampa è stata consacrata ai restanti 18, un giovane già discontosi con la ribellione contro i tedeschi, precedente la liberazione da parte degli alleati. Sempre a Salerno è stato mandato in aggiunta al bollettino da fronte della resistenza. Sulla più recente attività dei patrioti abbiamo altro di 150 ritardi, abbiamo altro di 150 ritardi a causa di tutti i patrioti di Levallo, che i nostri costretti a lasciare la città. Dopo aver infilato perdite al nemico, si sono dati alla macchia. I patrioti sono stati assaliti da squadre di SS e di militi fascisti, con perdite da ambo le parti. Per rappresaglia, i tedeschi hanno incendiato parte del villaggio di Trau, in asprezzo odio degli abitanti. Fasciste, sempre intendole e ferendosi parecchio. La reazione tedesca sia della ribaltina. In Italia combatte. Questa trasmissione è dedicata ai fratelli delle zone ancora occupate. Diventerà un vero e proprio bollettino di guerra. Patrioti, il ritorno della buona stagione, favorendo la vita di macchia e di montagna, ha fatto ingrossare in molte province le file dei patrioti. La conseguenza, 20 guardie repubblicane sono rimaste uccise, almeno un doppio di metà. Di atti di sabotaggio. I tedeschi poi approfittano della chiusura degli stabilimenti per deportare altri lavoratori in Germania. Manifestini sono stati affissi in prigioni di Ostaggio. Dopo il coprifuoco, né la polizia né la milizia osano avvicinarsi ai quartieri operai. In provincia di Brescia, durante azioni di rastrellamento, i patrioti hanno ucciso una camicia nera. Secondo un giornale, un gruppo di uomini onesti, animati da ferma volontà, ha espresso il proposito di mettersi risolutamente tra il passato e l'avvenire per creare alla patria un domani migliore. Scrive il giornale. Tra le ape ed italiane. Ascoltate, ed italiane. Dalla mia. Ascoltate. Dalla mia ultima conversazione, gli spiegai come un altro comando alleato abbia fiducia. This is Godfrey Talbot speaking from Rome. I'm standing in the middle of the Piazza Venezia on this day of our occupation, and at this moment the windows of the balcony of the Piazza Venezia, from which Mussolini used to make his speeches, the windows have been opened and has come out onto the balcony. Not Mussolini, who incidentally has never made any appearance on that balcony. Le parole del colonnello Rob, not Mussolini, costituiscono un implicito riconoscimento dell'importanza della vostra attività, che fa parte integrale dell'azione delle forze armate alleate ed italiane. Please ai patrioti. In the successful outcome of the operations that we are now about to begin, with stout hearts dedicata ai patrioti che lottano contro i tedeschi. Nelle province occupate dai tedeschi cresce l'ostilità di tutte le classi sociali contro il governo fantoccio. Continua la rapina dell'attrezzatura industriale italiana da parte dei tedeschi. Più recentemente essi hanno. Noi rileggiamo il testo, l'esempio di Napoli numero 30, la lotta di liberazione della resistenza. E ora il comando unico che dirige l'attività di tutte le parti organizzate dei patrioti. Abbiamo trasmesso l'Italia combatte alla macchina. Nella valle di Lanzo i patrioti sono stati assaliti da squadre di SS e di militi fascisti, con perdite da ambo le parti. Per rappresaglia, i tedeschi hanno incendiato parte del villaggio di Trav,
inasprendo l'odio degli abitanti. Sempre in Piemonte, nei pressi di Porto Vecchio, non hanno sempre carattere di immediatezza. Ed ecco il testo del bollettino numero 38 dal fronte della resistenza. Il fronte interno della regione è caratterizzato dai patrioti italiani che lottano e abbiamo esercito. Tali istruzioni rimangono in vigore. È giunto però il momento per tutti i patrioti di ascoltare attentamente attraverso le transmissioni radio dell'Italia Combatte i patrioti piemontesi che saranno via via conquisti dell'alto comando del quartier generale del generale Alessandro Fernando. Già da tempi sporadiche abbiamo le porte alle tante del mondo. Belio Spano leggerà il discorso ai patrioti italiani del ministro Palmiro Togliatti, il quale non ha potuto entrare dai tedeschi. È la prima volta che mi rivolgo a voi dopo la costituzione in questa d'Italia. Your enemy is well trained, well equipped and battle hardened. Tra i grandi partiti antifascisti è fondato sopra di essi. Questo rende, per così dire, inevitabile. Le truppe alleate erano sempre più sottilette, nonostante la tenace resistenza nemica. L'occidente della Cuba, triste della Sala Armata, hanno raggiunto la sponda meridionale del Tega e dell'Arno, dove i due fini confluiscono a circa 20 km da sé. Un imputato è stato condannato alle 13. Ecco il testo del bollettino numero 60 dal fronte della resistenza. Prosegue con accresciuta violenza la lotta dei patrioti contro le retrovie tedesche in fuga. Ascolterete particolari sulle seguenti notizie. Molte strade sono state interrotte. Fronte italiano. Littoria, Cisterna, Aquino e Pierimonte sono state occupate dalle truppe alleate. I capisaldi di Monte Civitella e di Valle Corsa a sud di Frosinone sono stati espugnati.